questi vent'anni, questi ultimi vent'anni di amministrazione ci dimostrano che spesso la politica ha deviato, e utilizzo una parola volutamente forte, ha deviato l'azione della pubblica amministrazione, distraendola dalla tutela, dal perseguimento dell'interesse pubblico per il perseguimento dell'interesse privato o di pochi. E questo ha determinato una distorsione nell'azione della pubblica amministrazione, una distorsione a scapito di tutti i cittadini. Per noi avere una pubblica amministrazione non solo efficiente ma anche trasparente significa poter controllare in maniera facile e in maniera intuitiva, per esempio, come viene speso ogni centesimo che i cittadini pagano di tasse. Roma ha la tassazione più alta di tutti i comuni d'Italia. Allora, indipendentemente da questo dato, però, far sapere ai cittadini che sono gli utenti dei servizi che la pubblica amministrazione eroga, fargli sapere come la pubblica amministrazione sta spendendo i loro soldi, è fondamentale. Questo è un controllo immediato. Non serve costituire una commissione, un'autorità, un organo che controlli. È sufficiente rendere trasparente e intuibile quello che già avviene. È chiaro che se noi pubblichiamo, se qualcuno di voi ha mai visto il bilancio di un comune o il bilancio di un ente locale, si mette le mani nei capelli, perché è fatto di codici e numeri. Non è come il bilancio di una società, che volendo si capisce ancora, quantomeno il conto economico. È un bilancio complesso, quindi quando il decreto 33 ci dice che le amministrazioni debbono avere un sito, la sezione amministrazione trasparente nel quale pubblicare, all'interno del quale pubblicare tutto, è giustissimo, e Roma Capitale lo sta facendo, peraltro con un po' di lentezza, soprattutto per quanto riguarda le partecipate. Però a noi non serve avere solo il bilancio di Roma Capitale pubblicato, perché non capiamo, non siamo in grado di capire, non siamo tecnici. Però avere invece un sito che ci consenta, per esempio, di dire: allora, quest'anno Roma Capitale ha ricevuto 5 miliardi, come tot vengono dalle tasse, tot vengono dai trasferimenti, eccetera, eccetera, e riuscire a seguire il flusso di questi soldi. È semplice, non bisogna creare un'autorità, un ulteriore organo o ritardare all'adozione di altri atti questo controllo. Significa semplicemente applicare immediatamente il senso vero del decreto 33.